Notizieinunclick.com è una testata giornalistica online con informazioni a livello nazionale e locale. Notizieinunclick.com pubblica fatti, non opinioni. Notizieinunclick.com, la notizia giusta per te. Ciao a tutti, io sono Loredana e vi do il benvenuto nel nostro canale di YouTube Notizie in un Click. Visto il successo ottenuto all'interno del mio portale di informazione notizieinunclick.com, la sezione di educazione finanziaria, ho pensato di pubblicare in maniera cadenziata dei video che ne trattano l'argomento. I temi trattati li potete trovare nel libro Lessico finanziario scritto dal professor Beppe Ghisolfi, edito da Aragno. Buona visione! Bad Bank di Gianfranco Toriero, vice direttore generale dell'ABI, tratto da Lessico finanziario di Beppe Ghisolfi, Aragno editore. La Bad Bank è un veicolo societario che può essere costituito nell'ottica di far confluire in esso le attività deteriorate di una banca. Il termine Bad Bank si contrappone a quello di Good Bank, banca buona, che è la parte della banca che una volta ceduti i crediti deteriorati gestirà le restanti attività. L'idea sottostante alla Bad Bank è quella di eliminare dai bilanci bancari prestiti difficilmente e o non esigibili. L'operazione tendenzialmente comporta per la banca cedente una perdita economica pari alla differenza tra il valore di bilancio del credito e il valore in cui la Bad Bank lo acquista. Tecnicamente la Bad Bank si configura come un'entità societaria indipendente che acquista le attività deteriorate della banca e successivamente le cartolarizza con emissioni di obbligazioni. Queste vengono a loro volta cedute sul mercato ed i fondi così raccolti sono utilizzati per finanziare l'acquisto. Vi sono diverse tipologie di bad bank, possono essere pubbliche, centralizzate e private. Le società pubbliche sono create e gestite dallo Stato direttamente o attraverso un'altra entità pubblica, come ad esempio la banca centrale. In questo ambito, quelle centralizzate sono società che hanno l'obiettivo di acquistare crediti deteriorati di tutto il settore bancario nazionale. Esempio di bad bank pubbliche centralizzate sono la NAMA in Irlanda e la Sareb in Spagna. Le bad bank decentralizzate sono invece società che hanno come obiettivo quello di acquistare solo particolari tipologie di crediti deteriorati oppure di rivolgersi ad una banca specifica o un gruppo di banche specifiche. Le bad bank private sono create e gestite da una o più banche o istituzioni private di altra natura finanziaria. Possono beneficiare o meno di garanzie pubbliche. E con oggi abbiamo finito, domani parleremo di bail-in. Grazie per la vostra attenzione.